Per il nuovo assunto in fabbrica, la Fiat ha predisposto un programma molto articolato di accoglimento. Il programma comprende l'illustrazione di vari argomenti aziendali: storia, evoluzioni, dimensioni, sicurezza del lavoro, tipi di officina, retribuzione, orario, servizi sociali, eccetera. E si attua in più giorni attraverso vari strumenti, tra cui quelli audiovisivi. Questo film è una parte di tale programma per i nuovi assunti. Vuole dare loro ciò che solo un film può dare: anticipare per quanto possibile l'ambiente d'officina, non solo com'è, ma anche come essi la vedranno nella particolare situazione psicologica del primo giorno, quando tutto è nuovo e anche ostile. Lo scopo di questa anticipazione filmata è pertanto prevenire lo stato d'ansia suscitato dall'ambiente d'officina, richiamando l'attenzione anche su quei piccoli problemi che altrimenti rischierebbero di essere trascurati o mal recepiti. Si vuole che il nuovo assunto che oggi vede questo film affronti il suo primo giorno in fabbrica meglio di quelli che non l'hanno potuto vedere. Anselmi Luciano, si accomodi. Ecco, i documenti sono a posto. Allora, lei è assunto in Fiat. Qui c'è scritto la data e il luogo di presentazione. Sì. Auguri. Grazie. Charlotta Francesco. Ecco. Lei è assunto. Si presenti giovedì, qui c'è scritto dove. Lei è assunta. Si presenti martedì a questo indirizzo. E lei perché vuole entrare alla Fiat? Perché al mio paese lavoro non è che ce ne sia tanto. C'è e non c'è. Un mio compaesano mi ha invitato a venire su. E poi ho fatto domanda alla Fiat e con l'assunzione spero di aver trovato un lavoro più stabile, più sicuro. Ogni giorno un primo giorno. Ogni giorno soltanto a Torino più di 130.000 persone lavorano negli stabilimenti Fiat. Ogni giorno c'è chi lascia la fabbrica e c'è chi lo sostituisce. Ogni giorno dunque può essere un primo giorno. La fabbrica, per chi vi entra la prima volta a lavorare, è un mondo diverso, difficile, incute timore, suscita apprensioni ed è al tempo stesso un'occasione di vita e di affermazione. È contestata, a volte condannata, ma anche esaltata come indispensabile strumento dell'organizzazione economica della società. Questo film è destinato al nuovo assunto,
vuole essere un'anticipazione, una cronaca. Immagini, suoni, momenti, persone. Un insieme che tenta di fissare una varietà di quei problemi che caratterizzano l'incontro con un nuovo ambiente di lavoro. Cossu! È qua! Piano, che sudi! Mannaggia, hai visto che roba? Ho visto. Ma dove credi di andare vestito così, a ballare? Perché, non va bene? Ah, per andare va, solo che qui è tutt'altra musica, vedrai. Ecco, guardi, noi saremo dei nuovi assunti. Sì, accomodatevi pure. Grazie. Entrate, entrate, raggiungete gli altri laggiù. Sarà questo lo sportello? Sì, è questo. Firmi qui. Tenga questo. Qui ci sono le norme di antifortunistica di cui vi parleranno. È un libretto importante. Va bene, grazie. Cossu Giovanni, nuovo assunto, documentazione completa. Che si fa ora? Ci hanno detto che dobbiamo aspettare. Il primo giorno è fatto così e non può essere diverso. Per ogni nuovo assunto, molte cose da fare, da organizzare in una grande industria. Buongiorno. Siete voi i nuovi assunti, vero? Buongiorno. Io sono l'assistente sociale. Officina 84? Ufficio Movimento Operai. Senta, volevo avvertirla che ci sono i nuovi assunti. 12. Sì, tutti presenti. Può venire il segretario per l'accoglimento. Nervoso? Un po'. E aspettare stanca. Le attese sono sempre lunghe. Sempre più lunghe perché chi aspetta vorrebbe sapere tutto subito. Buongiorno. Io sono il vostro segretario di manodopera. Quelli che adesso chiamerò dovranno poi venire con me alla riunione di accoglimento. Polese. Ragusa. Una riunione di accoglimento. Morello. È l'utile occasione per Mantovani. Rispondere agli interrogativi che i nuovi assunti Vincelli. Si pongono o hanno in serbo. Moretti. E per dare loro una prima immagine d'insieme Moro. Del complesso nel quale si stanno Donoprio. Inserendo. Cossu. Agliotti. Vi ho spiegato come si giunge alla sezione. Ora cerchiamo di vederla anche dal di dentro. Ogni sezione è suddivisa in officine, le officine in reparti e squadre. Cosa si costruisce? Beh, naturalmente l'automobile, nelle sue varie versioni che di certo conoscete. In questa sezione circa 16.000 operai, divisi in due turni giornalieri, costruiscono più di 1.800 vetture. Ogni vettura è composta da circa 1.000 pezzi, di grandezze, forme, metalli e lavorazioni diverse l'una dall'altra. Per poter fare questo occorre, è facile capirlo, una complessa organizzazione, della quale da oggi fate parte. Vi sarà utile imparare a riconoscere i vostri capi e i distintivi indicati in quel cartello vi aiuteranno a distinguerli. Capisco che voi siate un po' disorientati. Molti, come voi, lo sono stati. Il primo giorno è naturale che sia così, qui come in qualsiasi altro ambiente di lavoro. Era disorientato? Sì, all'inizio sì, quasi aveva voglia di piangere. C'erano tutti questi macchinari grossi, queste macchine avvicinate una all'altra. Quel rumore che è assordante proprio. Alla fine, i primi giorni che sono arrivato qui in un ambiente così grosso mi sono trovato un po' a disagio, però anzi avevo pensato di voler andare via dalla fiera. Ero preoccupato perché nell'ambiente della fabbrica si ha sempre paura di arrivare e essere mal accolto. Era paura degli uomini o delle macchine? Guarda, tutto assieme forse era paura di non inserirmi in questo ambiente. La paura di queste macchine grosse che a prima vista così mi facevano veramente paura. E lei? Io ricordo che come sono entrato a Fiat, dato che venivo da un'industria molto piccola, eravamo tre operai, e in più venivo anche dalla campagna prima di questa industria. Allora arrivare in un ambiente grande così mi trovavo un po' a disagio.
se non che in poco tempo, tra i colleghi che facevano qualche scherzetto, qualcosa, che allora si usava a fare qualche scherzetto, come si dice al militare, che poi è una cosa, una sciocchezza. E da un modo o da un altro mi sono, come dire, risvegliato un po' nell'ambiente e piano piano mi sono abituato a tutte le cose grandi che può succedere in un'industria, come anche sperdere la borsa se necessario, oppure non ricordarsi dove si mette il baracchino. In definitiva, era peggio di quello che pensava? Chiuso che invece né meglio né peggio, era diverso. È diversa la realtà dell'officina da quello che uno immagina. Io non so ancora che lavoro mi è stato assegnato. Beh, adesso andremo in officina e secondo le esigenze che ci sono nei vari reparti le verrà assegnato un lavoro oppure un altro. Vedremo in officina. Sì, ma io già ho fatto il meccanico. Ma guardi, nell'assegnazione del posto di lavoro si cercherà di tener conto di questa sua esperienza precedente, per cui cercheremo nel limite del possibile di venirle incontro. Senta, ma la mensa dove si trova? Ecco, la mensa, guardi, è sistemata sopra le officine. Ogni refettorio ha in prossimità lo scaldavivande, lo spogliatoio, le docce. E la borsa, dove la metto? Per la borsa e gli attrezzi le verrà assegnato un armadietto in officina e un armadietto in spogliatoio. Guarda qui com'è grande, qui ci vuole l'autobus. No, non ce ne sarà bisogno, perché da domani il vostro ingresso sarà in corrispondenza dell'officina. Signor segretario, sì, la riduzione per i biglietti, dov'è che la fanno? Per i biglietti dell'autobus ci pensano i segretari a distribuirli. Sono tesserini speciali che durano una settimana e sono a prezzo ridotto. Dovrete però richiederli di volta in volta, ricordatelo, eh. Ma quando dobbiamo bollare la cartolina? Appena arrivati in officina vi spiegherò diverse cose. La cartolina orologio, alcune norme interne, ad esempio il comportamento da tenere in caso di assenze per malattie o altri motivi. Ci sono tante regole che dovrete conoscere. La parte laterale della scocca si stampa con questi fogli di lamiera, ai quali questa prima pressa, il pezzo va automaticamente a un'altra pressa. Esce quindi rifinito, pronto per la lastroferratura. Le altre presse completano la forma, eliminano le parti superflue. L'operaio addetto fa un lavoro ausiliario. Prima volta in officina i rumori sono confusi, ma vedrete che imparerete a distinguerli, ed è un bene, perché anche i rumori hanno un loro linguaggio e con l'abitudine e la pratica si distinguono ormai istintivamente un sacco di altri rumori, per esempio quelli del traffico cittadino. Dal rumore capite se arriva un tram, un autobus, una moto o una macchina. Ogni cosa ha il suo rumore, un suono speciale. E sarà bene distinguerli anche in officina per ragioni anche infortunistiche, perché qui è tutto in movimento. Ma quello, scusa, ma è il motore di un camion? Ma non mi sembra tanto grande. E poi mi pare che qui costruiscono solo macchine. Siamo arrivati a capo officina? No, ufficio manodopera. Cavo tiempo passa come se niente fosse. Scusa, ma che si fa questo tutto il giorno? No, non tutto il giorno, tutti i giorni, tranne la domenica. E anche sabato. Beh, come primo giorno non c'è male. Io mi accontenterei. La busta paga è 15, a fine mese ce la conto. È mensile, ma è come se fosse a 15. Ma va là, che ti dà stecca il motorino. Beh, niente. L'incontro con il capo dell'ufficio manodopera appare ai nuovi assunti come il primo effettivo momento in cui avvertono di essere inseriti nell'organico del personale. Dopo aver saputo a quali officine sono stati assegnati, si avviano per le destinazioni all'interno dell'officina. È il momento di una nuova serie di incertezze istintive, perché ognuno sente di essere già vicino a quello che sarà il suo lavoro, un lavoro che ancora non conosce. Ricordatevi di non abbandonare il vostro posto di lavoro senza aver prima avvisato un vostro superiore diretto.
questo rientra nelle varie norme di comportamento che costituiscono i vostri diritti e i vostri doveri e che riguardano tutti gli aspetti della vita di fabbrica. Permesso? Avanti. Per esperienza sappiamo che in pochi giorni vedrete le cose con maggiore semplicità. Grazie. È una cosa che capita a tutti quanti. Ma io come capo officina dell'84, officina alla quale voi siete stati destinati, desidero informarvi che dietro il vostro lavoro specifico vi sono enormi problemi organizzativi, di materiali, di uomini. Arrivando fin qui l'avrete constatato anche voi e questo forse vi ha un po' disorientati. E come no, dove lavoravo prima era tutto più semplice, tutto più... non so come spiegarmi. E in quanti operai eravate in questa officina? Circa 20, 20 operai. Capisce che qui siamo 16.000, cioè quasi mille volte tanto. I contatti umani e di lavoro sono molto, molto più complessi. La zona dove voi andrete a lavorare è più o meno questa. Dipende da un capo reparto ed è esattamente una delle svariate linee di montaggio, in particolare quelle della vettura 128. Ha tutto un nesso logico quello che si vede qui, anche se schematizzato. Il primo giorno ci sono molti incontri e molti discorsi, più o meno lunghi e spesso d'occasione. All'inizio non può essere che così. I veri incontri si realizzeranno dopo, giorno per giorno, sul posto di lavoro. La vettura uscirà al fondo delle nostre linee, completa e pronta per andare in filiale ed essere consegnata ai clienti, se quello che è stato fatto bene. Anche l'operazione più semplice va fatta con coscienza. L'automobilista viaggia con fiducia. Le negligenze sul lavoro possono diventare gravi. Di questo non dovrete rendervi responsabili. Qui c'è il vostro capo reparto, il signor Sciascia. Buongiorno. La fabbrica, quando assume nuovo personale, da principio ha necessità numeriche, ma poi, ad un certo posto di lavoro, è destinato ad arrivare un individuo con tutti i suoi problemi. Arrivederci, buon lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Corredo completo. Grazie. Avanti un altro. Cos'è? Plastica. Protegge gli occhi. Mi sembri un marziano. Perché? Sto male. E che c'è di strano? Se non fosse per quell'affare che hai in testa, quasi quasi potresti sembrare un professore. Gli indumenti di lavoro è che non dovrete mai entrare in officina senza il corredo che vi è stato assegnato. Una seconda precisazione riguarda il colore degli elmetti. Il colore blu qui a Carmagnola è degli operai. Il colore giallo degli impiegati d'officina e capi reparto. Il colore rosso, come vedete di là, è dei capi squadra. Ho notato in alcuni di voi un istintivo timore al riguardo dell'ambiente di lavoro. Questo timore è più che giustificato, anzi direi utile. L'esperienza ci dimostra che quando uno raggiunge un'eccessiva confidenza con il lavoro che svolge, può succedere qualche infortunio che altrimenti si potrebbe evitare. Mi spiego? Perciò osservate le norme contemplate nei cartelli antinfortunistici come questo, che sono distribuiti in tutto l'ambiente di lavoro. E tenete sempre presenti le norme del libretto che vi è stato dato. Come ho spiegato prima, questo è il cartoncino orologio. Quando arrivate e entrate, lo trovate qui, lo bollate e lo depositate dall'altra parte della tabelliera. Ricordatevi che bisogna sempre bollarlo, altrimenti si rischia alla fine del mese che le ore non vi siano tutte pagate e quindi... E poi è obbligatorio, soprattutto perché la cartolina è l'unico documento che fa fede della vostra presenza in officina. Quindi non dimenticate di bollarlo sempre, sia in entrata che in uscita. Chiaro? Sì. Va bene.
Difficile è imbucare la cartolina. Sì, ma questo ai primi giorni. Poi come ha fatto? Poi ho risolto facendo un segnino vicino alla casella. Ci vuole un po' di malizia. Così uno la trova subito. Perché quando si deve timbrare c'è un sacco di confusione. Ti spingono, ti tirano. Quando entri perché non vogliono arrivare in ritardo. Quando esci perché hanno fretta ad andare via. Ciao. Ehi, là, siete voi. Ehi, voi. Buona vacanza, ciao, ciao. Ehi, imbranati. Che vuoi? Scherzo. Ah, oh, che è? Il primo giorno di scuola? Buongiorno, ciao. Non avete capito? Questa è una delle varie linee di montaggio che ci sono a Rivalta. E chi arriva nuovo come voi la conosce già per sentito dire. Naturalmente non è l'una parte. Comunque, che cos'è o che cosa non è, ognuno di voi lo scoprirà personalmente, col tempo, lavorandoci dentro. Allora, quella colata la inviamo ai laminatori senza cartina, è da laminare 420, va bene così, no? D'accordo. Vi dicevo, bisogna che vi rivolgiate al capo squadra o eventualmente ai compagni di turno anziani, i quali vi illustreranno tutti i dettagli del lavoro da svolgere. Ha chiamato? Sì, Moretti, guarda, questi sono due nuovi operai affidati alla tua squadra. Posso metterli come rimpiasto al forno 5, va bene, capo. Moretti, Durante. Piacere, Mele. Piacere mio. Questo è il forno numero 5, dove voi per il momento dovrete lavorare. È un forno da 70 tonnellate, il che vuol dire che in 6 ore si digerisce 70 tonnellate di rottami. Quello invece è un elettrodo che ha una potenza di 25.000 kV ampere. Attenzione a quando passa. Ma è stata in ferriera? No. E tu? E anch'io. Non vi preoccupate, capita a tutti la prima volta. Fa un po' pressione. E noi che dobbiamo fare? Guarda, da principio bisogna che aiutate gli altri. E vedrete che senza accorgervi vi trovate in mano un mestiere che è anche bello. E poi seguite i miei consigli. Venite. Consumato, bisogna cambiarlo. Va bene. Perché? Se dopo la fase violenta della fusione, a fusione avvenuta, l'elettrodo si spacca, finirebbe nel bagno e potrebbe portare dei cambiamenti all'analisi dell'acciaio da noi desiderata. E dovremmo ricominciare tutto da capo allora. Ma che tipo d'acciaio si fa qua? Secondo, se ne fanno diversi a seconda dei programmi. Ma a che serve l'acciaio? Sì, voglio dire, per fare quali parti dell'automobile? Hai fretta di imparare, già. Meglio così. La mezza, andiamo, è ora di andare a mangiare. Poi ne parliamo, Io non so se rivolgermi alla sezione o all'assistente sociale. Non posso mica lavorare con questi signori addosso. L'idea è che il bambino sta poco bene, tutto tranquillo. Stia tranquillo, me ne occupo io e domani le darò una risposta. Restiamo intesi così. Buongiorno. Adesso prenda pure la sua borsa perché è già suonata la pausa mensa e bisogna andare a mangiare. Dopo la pausa raggiungerà il posto che le è stato assegnato dal caporeparto. Prima mi hanno detto che deve andare in serlatura. Che cos'è? È una zona della linea dove si completa la carrozzeria. Sta prima del Torveyer, dove si mette insieme la vettura. Un lavoro di squadra. Ma ognuno di noi non deve fare un lavoro suo? Certo. Ma la squadra svolge un lavoro d'insieme, nel quale ogni elemento deve dare il meglio di quello che sa fare, delle sue capacità. È per questo che devi tenere presente che il lavoro che non fai tu è costretto a farlo un altro. E così gli rifili la fregatura, perché il lavoro bisogna farlo. Ma questo non capita quasi mai, perché tutti sanno che è così. Poi il lavoro varia sempre. Cercherò di fare quello che posso.
Fosse. Certo, siediti qua. Ma che organizzazione, eh? Ma ti conviene a te questo traffico? Fai da mangiare a casa, prepari il baracchino, lo porti, lo scaldi. A me sì. A me mi conviene perché ho la moglie e tre bambini. Allora se fa da mangiare per loro, fa anche da mangiare per me. Ma te sei solo. Ti conviene la mensa. Ci sono anche altre convenienze, come la scelta fra vari menu che soddisfino le diverse abitudini alimentari. Questi menu sono studiati apposta per dare tutte le calorie necessarie, cioè nutrirsi e nello stesso tempo evitare quei cibi e quelle abitudini che fanno fra l'altro lavorare male. Ho capito, è un po' come guidare la macchina. Se si mangia male si guida anche male, non è così? Esattamente. Se lo berrei io, mezzo litro, sarei già a dormire a quest'ora. Lo credo bene. Voi giovani siete stati allevati con la Coca-Cola. L'operaio ha detto alla prima pressa è quello che dà il ritmo a tutta la linea. Estrae il foglio di lamiera, lo depone sullo stampo e schiaccia contemporaneamente due pulsanti per mettere in funzione il meccanismo. Se non usa tutte e due le mani, la pressa non scende, capisce? Il suo posto però è a un'altra pressa, più in là. Di questi tre nuovi assunti, uno è stato assegnato alla tua squadra. Ah, bene. Si chiama Boss. D'accordo. Allora, Cosso, da questo momento il signor Gatti è il tuo capo squadra. Piacere. Lo metterò al montaggio parabrezza, ce n'è bisogno adesso. Andiamo? Venga, buongiorno. Buon lavoro. Voi due, invece, siete stati assegnati a un'altra squadra, al Torvaia. Per ora dovete fare il primo turno assieme. Ecco, qui siamo in carrozzeria, linea montaggio autocarri. Lei, signorina, d'ora in poi fa parte della mia squadra, che si occupa della sellatura delle cabine. Ecco, vede, in questo armadietto lei potrà depositare i suoi attrezzi e i guanti protettivi che ti portano soprattutto le donne. Ma io non ho chiesto un lavoro da donna. Vede, signorina, qui non ci sono né lavori da donna né paghe da donna, anche se ci sono delle mansioni per le quali è più indicata la donna. L'uomo ha meno attitudini per certi lavori, è meno paziente. Ma non è una regola fissa, come può vedere. Occorre un po' di delicatezza. Da qui può vedere le fasi di montaggio che precedono quella del parabrezza. Le scocche arrivano al posto dove lavorerà lei, già completate in molte parti. E lei, nel tempo previsto, dovrà applicare il solo parabrezza. È un lavoro faticoso. Il lavoro di linea in genere è faticoso. Ma come sforzo vi sono dei lavori non di linea che sono molto più pesanti. E poi ricordi che durante le 8 ore di lavoro abbiamo anche dei periodi di riposo. Vede, ad esempio, quelli laggiù si riposano fuori linea, dove possono fumare, prendono il caffè, leggono un giornale. Insomma, si riposano per un po' nella maniera che preferiscono. E il loro posto, intanto, viene occupato dai rimpiazzi. Il lavoro è organizzato in modo che non si debba mai arrestare, anche se gli uomini ogni tanto si fermano. Schiaccia il bottone. È bloccata, ti dico. Ecco, guarda qua. Hai visto che è bloccata? Volevo che smettessi di fumare. Figura. Banco da banca venere non si tocca. Ripassa più tardi, ragazzo, adesso non posso. Obbligatori gli occhiali. Quella lì è la giostra. Abbiamo chiamata noi giostra, perché praticamente si porta in giro quelli che ci lavorano sopra. Ma il cavallo a dondolo non c'è. Perché è una macchina molto seria e fa la fusione automatica delle testate. Però non è tutto quanto il lavoro che serve. Fa solo risparmiare molta fatica, facendo tutte le operazioni. Ah, ho capito. Però l'operaio deve tenerla sempre sotto controllo, come se fosse una vera e propria vaglia, chiaro? Ah. Il
Il braccio meccanico estrae il pezzo stampato dalla pressa e lo depone sul nastro trasportatore. Il lavoro manuale consiste nel girare il pezzo per inserirlo nella seconda pressa. Si raccomanda l'uso dei guanti per evitare tagli o graffi. Non bisogna mai prendere eccessiva confidenza con la pressa, perché la pressa non perdona. La cosa più importante è imparare subito quello che c'è scritto su quel cartello per evitare infortuni e fare bene attenzione ai segnali di pericolo e agli avvertimenti avvisi un po' dappertutto. Sì, sì. È chiaro? Va bene. Ed ora passiamo a provare il lavoro. D'accordo? Chiesa! Vieni un momento. C'è qui uno nuovo assunto che lavorerà con voi. Piacere, Chiesa. Piacere, Armelli. Sei l'aiuto che stavamo aspettando. Vedrai che farai presto a imparare. Poi ci sono io, c'è anche Carli. Vedrai che ti insegneremo bene quello che devi fare. D'accordo? D'accordo. Farai anche il rimpiazzo. Il rimpiazzo è l'operaio che prende il posto dei compagni che lavorano in giostra e che si devono assentare per necessità personali. Ho capito. Lei lavorerà qua, insieme a Giovagnoli, alla cabina. Giovagnoli, ti affido alla signorina. Vedi di insegnarle quello che sarà il suo lavoro, eh? Mi raccomando, segua attentamente le istruzioni e i consigli del suo compagno. Lui ha molta esperienza. E non si preoccupi, perché da oggi lei ha 12 giorni a disposizione. Potrà imparare bene la sua parte di lavoro. Non è difficile. Per qualsiasi cosa io sarò sempre qui intorno. Buon lavoro. Come ti chiami? Anna. Allora senti, Anna, facciamo così. Tu osserva attentamente tutto quello che faccio io. Quando ti sarai resa conto, allora ti farò provare. E nello stesso tempo ti farò vedere anche qualche piccolo trucco o malizia perché tu possa imparare in fretta e senza eccessiva fatica. Va bene così? Sì. Adesso guarda. Parerai subito, vedrai. Ecco, si mettono le rondelle, poi i bulloni, poi si prende la vitatura. Dai, vieni qua, belle. Nanna. Allora, andiamo bene, vedo? Sì, tutto bene. Dai, giù. Vede? Lei comincerà di qua, dove si applicano cristallo, parabrezza e lunotto. Lei sarà adibito al cristallo parabrezza, affiancato ad un altro operaio. Ah, Fasano, si sposti un momento, che faccio vedere al suo compagno come si fa. Allora, capo, io ne approfitterei per prendere 5 minuti di pausa. Sì, sì, vada pure. Guarda, si prende il cristallo dalla ventosa e si applica dopo aver verificato che la pasta sia a posto. Quando è ben messo in centro, si spinge ben bene. E poi si applicano gli spessori, in modo che il cristallo rimanga ben centrato. E qui finisce il suo compito. Il fissaggio a caldo lo fanno altri. Lei invece passa alla scocca successiva, sì, dove naturalmente dovrà ripetere tutta l'operazione. Vede qualche difficoltà? Non so se sono capace di farlo subito. Stia tranquillo, vedrà che in pochi giorni riuscirà a farlo molto meglio di me. Isoardi. Lei cerchi di seguirlo, almeno per le prime volte, in modo che possa ingranarsi con facilità. Va bene, capo, ci penso io. Isoardi le darà una mano. Lei adesso provi pure con tutta calma, perché è molto più facile sbagliare che non imparare. Va bene.
Incominciamo. Ehi, Tambè. Ciao, come ti è andato? Insomma, a te? Abbastanza bene. Sono felice. E allora? Come sei finito? Mi hanno messo alle ferite, come si fa l'acciaio. E tu? Alle presse, a Mirafiori. Voi fate l'acciaio e noi lo schiacciamo. Eccolo qua. Allora ci vediamo, Sì. Al sabato o la domenica. Ciao, scusa. Dai, monta, che ci sono dei parabrezza nel tuo futuro. Sì, sfrutti, ci hai la macchina nuova, Ecco, così, visto che hai imparato subito. Imparare a lavorare è facile. E io ero di rendita, che è difficile. Senti, domenica viene a giocare il Milan, andiamo allo stadio. Poi dico a te, sei d'accordo, vero? Colpo secco, dai. Là, ci vieni? Va bene così. Ma sì che va bene. Allora, ci vieni? Ah, eccolo là, Isoardi si è rimesso a fare il missionario. Il Napoli, quella sì che è una grande squadra, compà. E quello Isoardi sta sempre dalla parte del più forte. Ma c'entra, le squadre del nord sono più forti perché giocano meglio. E come no? C'hanno grandi giocatori. Ma no, c'hanno solo fortuna. I più grandi giocatori di oggi chi sono? Perché Anastasio dove lo mette? Già, e di dov'è Anastasio? È Causio. Cosa c'entra di dove sono? Giocano bene e basta. Ecco.